to me. Fai te il controllo! Fatelo voi! Bravo Pietro! Bravo!
vieni avanti qua. Dai. Complimenti, bravissima Alba De Silvestro, che perciò si classifica prima al femminile, la seconda ragazza, Vettorella 59, Giulia Compagnoni. La categoria senior di questa 27esima edizione del Battaglino Robier, il quarto giorno di luglio, sulle neve di casa. Bravo. Thomas Martini, un successo forse inaspettato, ma forse ancora più bello qui alla Valtellina Orobia. Sì, sono contentissimo perché sto bene questo periodo, ho visto che la gamba gira. Non mi aspettavo sinceramente di vincere perché ci sono qua grandi personaggi. E è bellissimo comunque vincere al Bosaggia, che è la patria dei miei campioni, dei Boscacci e Murada. Sono contentissimo, guarda. E per te anche qualche difficoltà in più sull'ultima discesa? Purtroppo ho rotto una leva dello scarpone sull'ultima discesa e mi è venuta l'agitazione, ho detto qua perdo la gara. Però sono riuscito a contenere bene il tracciato, bello, l'ultima discesa impegnativa, ma dai, è andato tutto bene. Dennis Bruno, alcuni acciacchi fisici, però sempre protagonista e ancora una volta qui sul podio di Albosaggia. Sì, come dici te, mi sono rotto una costola fino a dicembre, quindi rinizio piano piano, oggi era la prima gara dove affrontavo di nuovo le discese. Per fortuna non sono caduto, quindi sono molto soddisfatto. Poi fare podio qua ad Albosaggia per me è molto bello perché ho dei bei ricordi. Franco Collè, prima volta al Bosaggia, è un esordio decisamente positivo. Per te terzo posto assoluto alla Valtellina Orobie. Sì, sono contento, non conoscevo il tracciato, molto bello, mi è piaciuto tantissimo, soprattutto l'ultima discesa che è molto tecnica. Bello, peccato il tempo, però rispetto alle previsioni pensavo peggio, bello, ce la siamo goduta, bello. Essere lanciata la prima donna con il 365, Silvia Rocca si conferma alla testa della corsa, la accogliamo con un grande applauso, grande Silvia, prima donna. Adesso un istantaneo di tempo naturalmente della prima donna, 1:58:16 il suo tempo. Bravo Orietta! Dai Orietta! Grande prestazione! Dai Orietta, dura! Dai Orietta, cazzo! Dura! Seguita da un uomo con il pettorale 242. Avanti, ti faccio controllo. Valerio Mondino, Valerio Stupino. Brava Lucia! Grande Lucia! Lucia! 291! Lucia Moraschinelli, terza donna classificata! Silvia Rocca, anno del rientro, un rientro importante con un successo importante alla Valtellina Orobie. Sì, sono contentissima, le Orobie mi piacciono sempre tanto, è già la terza volta che la faccio e sempre un po' stancante perché le discese, Dio, sono belle decise, però è sempre bellissima. Partito. Orietta Cagliari, gara vera qui sulle Orobie e un podio importante. Guarda, sono contentissima perché è la prima gara della stagione, non pensavo di andare così bene, insomma, perché era la prima volta che facevo così tanto dislivello, perché quest'anno sono un po' così. Però il percorso è stupendo, quindi quando sei in gara poi tiri fuori la grinta e dici dai adesso vado. Comunque bellissimo, complimenti agli organizzatori che nonostante il tempo sono riusciti a scegliere un percorso tecnico anche con delle discese toste direi. Grazie. Lucia Moraschinelli, un podio importante, un podio che per te vale ancora di più visto che hai corso a due passi da casa e nella gara organizzata dalla tua società, la Polisportiva Albosaggia. Sì, sono molto contenta, nonostante una brutta influenza ho fatto molta fatica in salita, però in discesa era tecnica, bella come piace a me, con due atleti fortissime davanti. Ho provato a tenere la Cagliari, eravamo lì, però
alla fine ho mollato, ma sono felicissima perché non pensavo di fare questo risultato. Gara bellissima, complimenti al Bosagio, sono sempre veramente super sportivi. Grazie. Perso qualcosa.